Salve a tutti, avidissimi ascoltatori. Questo è lo speciale per i miei primi 500 iscritti. Ringrazio fin da subito tutte le persone che mi stanno dando una mano con piccoli consigli quotidiani e con il loro supporto. E vi ricordo che se volete aiutarmi ulteriormente potete andare ai link in descrizione e farmi una piccola donazione ai link Ko-fi, PayPal oppure iscrivervi al mio TP o al Patreon. Ma se siete molto ricchi stile Bruce Wayne potete anche fare un acquisto per me dalla mia wishlist di Amazon. Questi aiuti contribuiranno a portare contenuti sempre più di qualità. E perché no anche portare contenuti personalizzati su richiesta dei Patreon. Grazie, buon ascolto. Eragon. Lo spettro della paura. Il vento ululava nella notte, portando con sé un odore che avrebbe cambiato il mondo. Uno spettro, alto e flessuoso, alzò la testa per fiutare l'aria. Aveva sembianze umane, ma i suoi capelli erano cremisi e gli occhi rossi come braci incandescenti. Batté più volte le palpebre perplesso. Il messaggio era inequivocabile. Stavano arrivando. E se fosse stata una trappola? Soppesò ogni eventualità. Poi ordinò in tono gelido. Sparpagliatevi! Nascondetevi dietro agli alberi e i cespugli! Fermate chiunque si avvicini o morite! Intorno a lui si mossero goffi 12 urgali, armati di corte spade e tondi scudi di ferro dipinti con simboli neri. Assomigliavano a esseri umani con le gambe storte e avevano braccia tozze e massicce, fatte per schiantare. Un orrido paio di corna ritorte spuntavano dietro i piccoli padiglioni auricolari. Fra i sordi grugniti e borbottii concitati, i mostri si affrettarono a nascondersi nella boscaglia. Ben presto il trambusto si acquietò e la foresta tornò silenziosa. Lo spettro scrutò da dietro un albero per osservare il sentiero. Era troppo buio per occhi umani, ma per lui il debole chiaro di luna era come il sole di mezzogiorno. Tutto si stagliava nitido e preciso davanti al suo sguardo indagatore. La sua calma aveva un che di innaturale. Nella mano stringeva una lunga e pallida spada. La lama solcata da un lungo graffio curvo, fine come un capello. L'arma era così sottile da penetrare fra una costola e l'altra, ma tanto robusta da squarciare la più solida delle armature. Gli urgali non vedevano bene quanto lo spettro. Erravano nell'oscurità come mendicanti ciechi, maneggiando le armi con difficoltà. Un gufo lanciò il suo grido lamentoso nel greve silenzio. Nessuno si acquietò finché l'uccello non volò via. I mostri rabbrividirono nella gelida notte. Uno di loro spezzò senza volerlo un rametto calpestandolo. Lo spettro sibilò la sua collera e gli urgali si ritrassero, immobili e timorosi. Lui represse il proprio disgusto. I mostri puzzavano come di carne rancida e si volse. Erano strumenti, nient'altro. Lo spettro conteneva a stento la propria impazienza via via che i minuti si trasformavano in ore. L'odore doveva aver preceduto di molto coloro che lo emanavano. Non permise agli urgali di sgranchirsi le membra o di riscaldarsi. Lui stesso si negava a questi lussi e restava in attesa dietro l'albero, a spianare il sentiero. Un'altra folata di vento turbinò nella foresta. Questa volta l'odore era più intenso. Eccitato, lo spettro arricciò le labbra in un ghigno. «Preparatevi!» bisbigliò. Con un fremito violento che si propagò fino alla punta della sua spada. Aveva a lungo complottato e sofferto per arrivare a quel momento e per niente al mondo avrebbe perso il controllo. Gli occhi degli urgali scintillarono sotto le folte sopracciglia e le creature strinsero ancora più forti le armi. Più avanti, lo spettro udì un lieve acciottolio, come di sassolini smossi. Dall'oscurità emersero sagome indistinte. Avanzavano lungo il sentiero,
Tre cavalieri in sella a cavalli bianchi trottavano verso l'agguato, le teste alte e fiere, i mantelli che fluttuavano sotto la luna come argento liquido. Sul primo cavallo c'era un elfo. Orecchi a punta e sopracciglia oblique. Eleganti. Era di corporatura esile, ma forte, come uno stocco. A tracolla portava un arco possente. Da un fianco gli pendeva una spada e dall'altro lato una faretra piena di frecce dall'impennaggio di cigno. L'ultimo cavaliere aveva il volto chiaro e i lineamenti più affilati del primo. Nella destra impugnava una lunga lancia e nella cintura portava infilato un pugnale bianco. Sul capo indossava un elmo di straordinaria fattura, d'oro e d'ambra. Fra i due cavalcava un'elfa dai capelli neri come ali di corvo, che si guardava intorno con pacato sussiego. Incorniciati da lunghe ciocche nere, i suoi occhi splendenti emanavano una forza irresistibile. I suoi abiti erano di un'austera semplicità, ma nulla toglievano alla straordinaria bellezza della dama. Al fianco portava una spada e sulla schiena un arco e una faretra. In grembo aveva una bisaccia che addocchiava di continuo, come per assicurarsi che fosse sempre lì. Uno degli elfi parlò, ma lo spettro non riuscì a sentire cosa diceva. La dama rispose con evidente autorevolezza e le sue guardie si scambiarono di posto. Quello con l'elmo passò avanti e strinse le dita intorno alla lancia. Superarono il nascondiglio dello spettro e dei primi urgali senza sospettare nulla. Lo spettro stava già assaporando la vittoria quando il vento mutò e soffiò verso gli elfi, portando con sé il fetore degli urgali. I cavalli sbuffarono allarmati e scossero la testa con violenza. I cavalieri si irrigidirono e i loro occhi guizzarono da un lato e dall'altro. Poi fecero voltare le cavalcature e presero a fuggire al galoppo. Il cavallo della dama galoppava più veloce degli altri e in breve li distaccò. Gli urgali uscirono allo scoperto e scoccarono un nugolo di frecce nere. Lo spettro balzò fuori dall'albero, levò la mano destra e gridò: «Gaga!» Dal suo palmo sfrecciò in direzione dell'elfa un globo infuocato che al suo passaggio tinse gli alberi di luce sanguigna. Il globo colpì il cavallo, che si arrestò con un nitrito di dolore e cadde di schianto. La dama balzò sulla sella con rapidità inumana, atterrò con grazia e si volse a guardare la sua scorta. Le frecce letali degli urgali disarcionarono i due elfi, che caddero dai nobili destrieri lasciando una pozza di sangue nella polvere. Quando gli urgali si avventarono sugli elfi uccisi, lo spettro gridò: «Prendetela! È lei che voglio!» I mostri ringhiarono e continuarono a correre lungo il sentiero. L'elfa si lasciò sfuggire un gemito roco quando vide i compagni morti. Fece un passo verso di loro, poi maledisse i suoi nemici e fuggì dentro la foresta. Mentre gli urgali sciamavano fra gli alberi, lo spettro si arrampicò su di uno sperone di granito che dominava sugli alberi per avere una visuale completa. Levò una mano e gridò: «Bot, installi!» Uno spicchio di foresta, ampio un quarto di miglio, prese fuoco all'istante. Con uno sguardo feroce e concentrato, lo spettro incendiò uno spicchio dopo l'altro, fino a formare un anello di fuoco del diametro di mezza lega, tutto intorno al luogo dell'agguato. Le fiamme rosseggiavano come una corona d'oro sulle chiome degli alberi. Soddisfatto, continuò a fissare l'anello per alimentare il fuoco. Più la fascia ardente si allargava, più si riduceva l'area che gli urgali dovevano setacciare. All'improvviso, lo spettro udì delle grida e uno strillo rauco. Fra gli alberi, tre mostri caddero l'uno sull'altro, feriti a morte. Con la coda dell'occhio scorse l'elfa che fuggiva. La dama correva verso lo sperone di granito a velocità sorprendente. Lo spettro studiò il terreno 20 piedi più in basso, poi saltò e atterrò agile davanti a lei. L'elfa si arrestò di colpo, poi deviò per tornare sul sentiero. Dalla sua spada gocciolava nero sangue urgali.
macchiava la bisaccia che stringeva in pugno. I mostri cornuti sbucarono dalla foresta e la circondarono, bloccandole ogni via di fuga. La dama si guardò intorno, frenetica, ma quando capì di non avere via di scampo, si ricompose con regale dignità. Lo spettro le si avvicinò con la mano alzata, compiaciuto della sua impotenza. «Prendetela!» Non appena gli urgali fecero per avventarsi su di lei, la dama aprì la bisaccia, vi infilò la mano, poi la lasciò cadere a terra. Tra le dita reggeva un grande zaffiro che rifletteva il bagliore violento degli incendi. Lo sollevò in alto e le sue labbra mormorarono in fretta poche parole. Disperato, lo spettro latrò: «Guarda!» Un globo ardente guizzò dalla sua mano verso l'elfa, fulmineo come una saetta. Ma era troppo tardi. Un lampo di luce verde illuminò per un istante l'intera foresta. La gemma scomparve. Poi un globo di fuoco colpì l'elfa, che cadde riversa al suolo. Lo spettro ululò di rabbia e scagliò la spada contro un albero. La lama penetrò per metà nel tronco, dove rimase conficcata, vibrando. Lo spettro scagliò 9 globi di energia che uccisero sul colpo gli urgali, poi liberò la spada e si avvicinò all'elfa. Dalla sua gola sgorgò un fiotto di parole. Profezie di vendetta pronunciate in una lingua abietta che soltanto lui conosceva. Strinse i pugni e levò gli occhi al cielo. Le fredde stelle ricambiarono il suo sguardo. Occhi indifferenti di un altro mondo. Lo spettro fece una smorfia di disgusto e abbassò lo sguardo sull'elfa priva di sensi. La sua bellezza, in grado di ammaliare qualsiasi mortale, non sortiva alcun effetto su di lui. Si accertò che la gemma fosse davvero scomparsa e poi recuperò la propria cavalcatura dal nascondiglio in mezzo agli alberi. Legò l'elfa sulla sella, montò in groppa a sua volta e si avviò per uscire dal bosco. Spense gli incendi sul suo cammino, ma lasciò che tutto il resto venisse consumato dal fuoco. Capitolo 1. Il ritrovamento. Eragon si inginocchiò su un mucchio di canne calpestate e studiò le tracce con occhio esperto. I cervi dovevano essere passati non più di mezz'ora prima. Presto si sarebbero fermati per riposare. Il suo obiettivo, una giovane femmina vistosamente zoppa, era ancora col branco. Strano che non fosse già caduta preda di un lupo o di un orso. Il cielo scuro era sereno. Spirava una brezza leggera. Una nube d'argento indugiò sulle montagne intorno, i bordi frastagliati illuminati dal bagliore rossastro della luna nascosta fra due picchi. Era il plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno. Lungo le pendici dei monti scorrevano molti ruscelli. Scendevano dai ghiacciai perenni e dagli scintillanti cappucci nevosi. Una cupa nebbia aleggiava sul fondo della valle, tanto densa da nascondergli i piedi. Eragon aveva 15 anni. Un anno soltanto lo separava dall'ingresso nella vita adulta. I suoi penetranti occhi nocciola erano sormontati da sopracciglia scure. I suoi abiti erano logori. Alla cintura portava un pugnale dal manico d'osso e una guaina di pelle di camoscio proteggeva il suo arco di legno di tasso dall'umidità. In spalla aveva uno zaino dall'intalaiatura di legno. I cervi lo avevano costretto ad addentrarsi sulla grande dorsale, una catena di monti selvaggi che si estendeva lungo tutto il territorio di Alagaseia. Spesso da quelle montagne provenivano funeste leggende e uomini misteriosi. Malgrado ciò, Eragon non aveva paura della grande dorsale. Era l'unico cacciatore nei dintorni di Carvahal che osasse inseguire la selvaggina fino nei suoi più oscuri recessi. Era la sua terza notte di caccia e le scorte di cibo cominciavano a scarseggiare. Se non fosse riuscito ad abbattere quella ferrumina al più presto, gli sarebbe toccato tornare a casa a mani vuote. La sua famiglia aveva bisogno di carne perché ormai l'inverno era vicino e non poteva permettersi di comprarla a Carvahal.
Eragon si rialzò fiducioso al chiaro di luna. Poi si inoltrò nella foresta, diretto verso una piccola valle, dove era sicuro che i cervi si sarebbero fermati. Le folte chiome degli alberi gli impedivano di scorgere il cielo e gettavano ambigue ombre sul terreno. Ma Eragon conosceva bene la strada e solo di tanto in tanto abbassava lo sguardo per controllare il sentiero. Una volta raggiunta la piccola valle, incordò l'arco e prese 3 frecce. Ne incoccò una, reggendo le altre 2 nella sinistra. La luce lunare rivelò una 20 di sagome immobili. I cervi che riposavano sull'erba. La femmina che cercava era ai margini del branco, la zampa ferita tesa davanti a sé. Eragon si avvicinò silenzioso, tenendo pronto l'arco. Tutta la fatica dei 3 giorni precedenti lo aveva guidato a quel momento. Ispirò a fondo prima di scoccare la freccia e un'esplosione squarciò la notte. Il branco si alzò di scatto e prese a fuggire in tutte le direzioni. Eragon si slanciò all'inseguimento sul prato mentre un vento impetuoso gli sferzava il viso. Si fermò e scoccò una freccia contro la zoppicante femmina in fuga. La mancò per un soffio. La freccia si perse sibilando nel buio. Il ragazzo imprecò e si volse per prendere un'altra freccia. Alle sue spalle, dove pochi istanti prima riposava il branco di cervi, si allargava un ampio spazio d'erba e alberi bruciati. Molti pini avevano perso gli aghi. L'erba fuori dal cerchio annerito era schiacciata. Una voluta di fumo si alzò emanando un forte odore di bruciato. Al centro dello spiazzo devastato c'era una lucida pietra blu. La nebbia serpeggiò nell'aria incenerita, accarezzando la pietra con tentacoli impalpabili. Eragon attese diversi minuti che il pericolo si mostrasse, ma l'unica cosa che si muoveva era la nebbia. Con estrema cautela allentò la presa sull'arco e avanzò. La luna proiettava una pallida luce quando il ragazzo si fermò davanti alla pietra. La toccò con la punta di una freccia e poi fece un balzo indietro. Non successe nulla. Si fece coraggio e la raccolse. La natura non avrebbe mai potuto levigare una pietra in quel modo. La sua superficie perfetta era di un blu intenso, venato da una sottile ragnatela di striature bianche. La pietra era fredda e liscia al tatto, come seta solidificata. Lunga circa un piede, di forma ovale, pesava qualche libra, ma era più leggera di quanto si fosse aspettato. La pietra lo affascinava e turbava allo stesso tempo. Da dove viene? Ha uno scopo? All'improvviso gli attraversò la mente un pensiero ancora più inquietante. È caduta per caso o ero destinato a trovarla? Se le antiche leggende gli avevano insegnato qualcosa era che la magia e chi ne faceva uso dovevano essere trattati con cauto rispetto. Ma cosa devo fare di questa pietra? Sarebbe stato faticoso trasportarla e chissà, magari anche pericoloso. Forse doveva lasciarla dov'era. Si sentì pervadere da un fremito di indecisione. Fu lì lì per lasciarla cadere, quando qualcosa lo trattenne. Se non altro, mi servirà a comprare del cibo. Scrollò le spalle e infilò la pietra nello zaino. La valletta era troppo esposta per accamparsi al sicuro. Così tornò nella foresta e si preparò un giaciglio sotto le radici divelte di un albero caduto. Dopo una cena fredda a base di pane e formaggio, si avvolse nelle coperte e si addormentò, pensando a quanto era accaduto. Capitolo 2. La Valle Palancar. Il mattino dopo, il sole sorse in una abbagliante esplosione di rosa e giallo. L'aria era salubre, dolce e molto fredda. Le rive dei torrenti erano coperte di brina e i piccoli stagni erano del tutto gelati. Eragon mangiò una scodella di pappa d'avena per colazione, poi tornò nella valletta per osservare di nuovo l'aria bruciata.
La luce del mattino non rivelò altri dettagli. Così si avviò verso casa. Il vecchio sentiero di caccia si distingueva a malapena e in alcuni punti scompariva del tutto. Tracciato dal passaggio degli animali, spesso si annodava su se stesso o si perdeva in lunghe deviazioni, ma restava sempre la via più rapida per uscire dalle montagne. La Grande Dorsale era uno dei rari luoghi che Re Galbatorix non poteva includere nei propri domini. Ancora si narrava la tetra leggenda secondo cui metà del suo esercito era scomparso dopo essere entrato nell'antica foresta, sempre avvolta da un alone di misteriosa sventura. Sebbene gli alberi crescessero abbondanti e il sole splendesse sereno, erano pochi coloro che sostavano a lungo sulla Grande Dorsale senza subire un incidente di qualche sorta. Aragorn era uno di quei pochi. In cuor suo il ragazzo non era convinto di possedere chissà quale talento. Attribuiva la sua buona sorte alla costante vigilanza e ai suoi pronti riflessi. Vagava sulle montagne da anni. Non ne aveva paura, ma le considerava con una sorta di cauto rispetto. Ogni volta che credeva di aver scoperto tutti i loro segreti, accadeva sempre qualcosa che ridimensionava la sua presunzione di conoscerle a fondo. Come la comparsa della pietra. Andando di buon passo, si lasciò alle spalle parecchie leghe. A tarda sera raggiunse l'orlo di un precipizio. In fondo spumeggiava la Nora, il fiume che attraversava la valle Palancar, alimentato da centinaia di torrenti. Era come un essere vivente dotato di forza bruta, che lottava contro ogni scoglio o macigno che gli sbarrasse la via, brontolando a gran voce. Aragorn si accampò in un boschetto vicino al burrone e contemplò a lungo la luna prima di addormentarsi. Passò ancora un giorno e mezzo. Il freddo aumentava. Aragorn viaggiava spedito, senza badare alla natura che lo circondava. Poco dopo mezzogiorno sentì il fragore delle cascate di Igualda, che cancellava ogni altro suono. Il sentiero lo condusse vicino a una cresta rocciosa e viscida, che il fiume lambiva impetuoso prima di precipitare e frangersi sulle colline verdeggianti. Davanti a lui estendeva la valle Palancar, vasta e piatta come una mappa dispiegata. La base delle cascate di Igualda, oltre mezzo miglio più sotto, era il punto più a nord della valle. A poca distanza dalle cascate sorgeva Carvahal, un grumo di edifici scuri. Dai comignoli si levavano bianchi fili di fumo, come a sfidare il panorama selvaggio. Da quell'altezza le fattorie apparivano come tanti quadretti non più grandi del suo polpastrello. La terra attorno era marrone, giallastra dove l'erba secca ondeggiava nel vento. Dalle cascate la Nora proseguiva il suo corso sinuoso fino all'estremità sud della valle Palancar, un nastro d'argento che rifletteva i raggi del sole. In lontananza scorreva, vicino al villaggio di Therinsford e al solitario monte Utgard. Poi Aragorn sapeva soltanto che curvava a nord per gettarsi nel mare. Dopo la breve sosta, Aragorn prese a scendere lungo il sentiero. Raggiunse il fondo quando il morbido crepuscolo già avvolgeva ogni cosa, sfumando i colori in grigie macchie indistinte. Le luci di Carvahal brillavano nell'oscurità. Le case proiettavano lunghe ombre. A parte Therisford, Carvahal era l'unico altro villaggio della valle Palancar. Il paese era isolato e circondato da terre aspre e bellissime. Pochi vi si avventuravano, a parte gli erranti e i cacciatori. Le case erano tozze costruzioni di legno, con tetti bassi di tegole o di paglia. Il fumo che usciva dai comignoli diffondeva nell'aria un forte odore di legna. Dalle costruzioni sporgevano ampi portici coperti dove la gente si riuniva per scambi di chiacchiere o affari. Poche erano le finestre illuminate da una candela o da una lampada accesa. Aragorn sentì degli uomini parlare ad alta voce nella fredda aria serale e donne che andavano a recuperare i mariti e li rimproveravano perché erano in ritardo. Il ragazzo proseguì verso la bottega del macellaio, una grossa capanna di larghe assi di legno. Il comignolo eruttava un denso fumo nero. Aprì la porta.
L'ambiente spazioso era riscaldato e illuminato da un fuoco che scoppiettava nel camino di pietra. Lungo la parete in fondo correva un balcone disadorno. Sul pavimento era sparsa della paglia. Tutto era scrupolosamente pulito, come se il proprietario amasse trascorrere il suo tempo libero alla ricerca del più minuscolo granello di polvere. Dietro al bancone c'era il macellaio Sloan, un ometto che indossava una camicia di cotone e un grembiule macchiato di sangue. Dalla cintura gli pendeva un'impressionante serie di coltelli. Sul volto giallastro e butterato spiccavano occhietti neri e sospettosi. Stava pulendo il banco con uno straccio. Sloan fece una smorfia non appena vide entrare Aragorn. «Bene, bene! Il divin cacciatore è tornato fra noi poveri mortali. Quante prede hai ucciso questa volta?» «Nessuna», tagliò corto Aragorn. Non gli era mai piaciuto Sloan. Il macellaio lo trattava sempre come se fosse un essere spregevole. Sloan era vedovo e l'unica persona che gli stava a cuore era sua figlia Katrina. «Sono sorpreso», disse Sloan ostentando falso stupore. Volse la schiena per raschiare qualcosa dal muro. «Ed è questa la ragione per cui sei venuto?» «Sì», ammise Aragorn con aria mesta. «In tal caso, vediamo prima i soldi». Sloan tamburellò con le dita sul banco, in attesa. Ma Aragorn rimase in silenzio, spostando il peso del corpo da un piede all'altro. «Avanti, li hai o no?» «Non ho soldi, ma...» «Cosa? Niente soldi!» Lo interruppe il macellaio. «E vorresti comprare della carne? Pensi forse che a noi altri negozianti regalino così la loro merce? Dovrei darti la carne senza farti pagare!» «E poi è tardi», disse in tono brusco. «Torna domani con i soldi. Per oggi ho chiuso». Aragorn lo guardò con ostilità. «Non posso aspettare fino a domani, Sloan. Però ti assicuro che quello che ho trovato ti ricompenserà ampiamente». Estrasse la pietra dallo zaino con un gesto teatrale e la depose con delicatezza sul bancone scalfito, dove sfavillò di luce riflessa dalle fiamme tremolanti. «Rubato, piuttosto», borbottò Sloan, esaminando l'oggetto con interesse. Aragorn ignorò il commento e disse: «Basta?» Sloan prese la pietra e la soppesò con aria pensosa. Fece scorrere le dita sulla sua superficie levigata e ne scrutò le venature candide con uno sguardo perplesso. La rimise sul banco. «Bella, ma quanto vale?» «Non lo so», ammise Aragorn. «Ma nessuno si sarebbe preso la briga di lavorarla così bene se non valesse niente, ti pare?» «Mi pare», ribatté Sloan spazientito. «Ma quanto vale?» «Visto che non lo sai, ti suggerisco di trovare un mercante che lo sappia, oppure di accettare la mia offerta di 3 corone. «Che miseria! Deve valere almeno 10 volte tanto, Sloan», protestò Aragorn. 3 corone sarebbero bastate a comprare carne per appena una settimana. Sloan scrollò le spalle. «Se non ti piace la mia offerta, aspetta l'arrivo degli erranti. E comunque ne ho abbastanza di questa conversazione». Gli erranti erano un gruppo nomade di mercanti e saltimbanchi che passavano da Carval ogni primavera e ogni inverno. Compravano le eccedenze di quanto gli artigiani e i contadini locali fabbricavano e coltivavano e vendevano loro il necessario per sopravvivere un altro anno. Sementi, animali, stoffe, scorte di sale e zucchero. Ma Aragorn non poteva aspettare il loro arrivo. Ci sarebbe voluto ancora troppo tempo e la sua famiglia aveva bisogno di carne subito. «D'accordo. Accetto», sibilò. «Bene, ti vado a prendere la carne. Non che abbia importanza, ma dov'è che l'hai trovata?» 2 notti fa sulla grande dorsale...» «Fuori!» esclamò Sloan e respinse la pietra. Arretrò fino all'estremità opposta del bancone e si diede a ripulire certe vecchie macchie di sangue da un coltello. «Perché?» attirando a sé la pietra come per proteggerla dall'ira di Sloan. «Non voglio avere niente a che fare con quelle dannate montagne.
Porta quella tua pietra stregata da qualche altra parte. La mano di Sloan scivolò all'improvviso e il macellaio si tagliò un dito. Ma non parve farci caso. Continuò a strofinare la lama, macchiandola di sangue fresco. Ti rifiuti di vendermi la carne? Già, a meno che non me la paghi con moneta sonante. Grugnì Sloan, puntando il coltello verso Aragorn, senza smettere di indietreggiare. Vattene prima di finire sventrato. In quel momento la porta si spalancò di colpo. Aragorn si volse di scatto, temendo nuovi guai in arrivo. Nella bottega si fece avanti Horst, un uomo alto e massiccio, seguito a ruota da Katrina, una sedicenne alta, dall'espressione volitiva. Aragorn fu sorpreso nel vederla. Di solito si teneva alla larga dal padre quando tirava una brutta aria. Sloan li guardò circospetto e poi prese ad accusare Aragorn. Non vuole... Taci! Tuonò Horst, facendo schioccare le nocche. Era il fabbro di Carval, come testimoniavano il suo collo taurino e il grembiule di cuoio graffiato. Dalla camicia gli spuntava un folto ciuffo di peli. La lunga barba nera tremò quando serrò la mascella. Sloan, cosa hai combinato stavolta? Niente. Il macellaio scoccò a Aragorn uno sguardo omicida e poi sputò. Questo moccioso è entrato e ha cominciato a infastidirmi. Gli ho detto di andarsene, ma non si è mosso. L'ho minacciato, ma lui mi ha ignorato. Sloan parve rimpicciolire sotto lo sguardo severo di Horst. È vero? Domandò il fabbro. No, rispose Aragorn. Gli ho offerto questa pietra in cambio di un po' di carne e lui ha accettato. Ma quando gli ho detto che l'ho trovata sulla grande dorsale, si è rifiutato addirittura di toccarla. Che cosa importa da dove viene? Horst guardò la pietra incuriosito, poi rivolse di nuovo l'attenzione al macellaio. Perché non vuoi vendergli la carne, Sloan? Anche a me non piace la grande dorsale, ma se si tratta del valore della pietra, sono pronto a garantirlo con i miei soldi. La domanda rimase sospesa per un istante. Poi Sloan si passò la lingua sulle labbra e disse: questa è la mia bottega e faccio quello che mi pare. Katrina fece un passo avanti e gettò indietro i capelli castano dorati, simili a una colata di rame fuso. Padre, Aragorn vuole pagare. Dagli la carne, così finalmente possiamo andare a cena. Gli occhi di Sloan si ridussero a due fessure. Torna a casa, questi non sono affari tuoi. Ho detto vai. Il volto di Katrina si trasformò in una maschera di granito. La ragazza si voltò e uscì impettita dal negozio. Aragorn era sdegnato del fare di Sloan, ma non osò intervenire. Horst si lisciò la barba pensieroso e disse in tono aspro: d'accordo, Sloan. Allora, te la vedrai con me. E cosa volevi comprare, Aragorn? La sua voce tonante riempì il locale. Tutto quello che potevo. Horst estrasse di tasca un sacchetto di pelle e contò una pila di monete. Dammi i tuoi migliori arrosti e le tue bistecche più succolente. E fai in modo di riempire per bene lo zaino di Aragorn. Il macellaio esitò, lo sguardo che guizzava fra Horst ed Aragorn. Sappi che sarebbe una pessima idea rifiutarti di vendere la carne a me, lo ammonì Horst. Stillando veleno da ogni poro, Sloan si infilò nel retrobottega. Per alcuni lunghi, imbarazzanti minuti si udirono tonfi, schiocchi, imprecazioni. Infine Sloan tornò con un grosso involto. Accettò il denaro di Horst con volto inespressivo, poi riprese a pulire il coltello in silenzio, come se i due non ci fossero. Horst prese l'involto di carne e uscì. Aragorn si affrettò a seguirlo, dopo aver raccolto lo zaino e la pietra. Accolsero l'aria fredda e pungente della notte con piacere, dopo l'atmosfera opprimente della bottega. Ti ringrazio, Horst. Lo zio Garrow ne sarà felice. Horst ridacchiò sotto i baffi. Non devi ringraziarmi. Volevo farlo da tempo. Sloan è un arrogante che gode nel provocare la gente.
Gli ci voleva una bella umiliazione. Katrina ha sentito che cosa stava succedendo ed è venuta a chiamarmi. A quanto pare sono arrivato appena in tempo. Voi due sembravate lì lì per venire alle mani. Purtroppo temo che d'ora in poi non vorrà più avere a che fare con te o con qualcuno della tua famiglia. Ma perché è sbottato così? Non siamo mai stati in rapporti amichevoli, ma ha sempre accettato il nostro denaro. Io non l'ho mai visto trattare Katrina in quel modo, disse Eragon aprendo lo zaino. Horst si strinse nelle spalle. Chiedi a tuo zio. Lui ne sa molto più di me su questa faccenda. Eragon mise la carne nello zaino. Beh, allora ho una ragione in più per correre a casa. Devo risolvere il mistero. Tieni, questa ti spetta di diritto. E porse la pietra a Horst. Horst sorrise. Ah, tienila tu questa strana pietra. E per ripagarmi, Albrecht ha deciso di partire per Fenster in primavera. Vuole diventare mastro ferraio e io avrò bisogno di un assistente. Potrai venire a lavorare da me per saldare il debito nei tuoi giorni liberi. Entusiasta, Eragon accettò con un inchino. Horst aveva due figli, Albrecht e Baldur, e lavoravano entrambi nella sua fucina. Prendere il posto di uno dei due era una generosa offerta. Allora grazie di nuovo. Non vedo l'ora di lavorare per te. Era contento di avere la possibilità di rimborsare Horst. Suo zio non avrebbe mai accettato l'elemosina. A quel punto Eragon si ricordò di quello che suo cugino gli aveva detto prima che partisse per la caccia. Roran voleva che riferissi un messaggio a Katrina, ma siccome non posso, lo farai tu per me. Contaci. Vuole farle sapere che verrà in città non appena arriveranno gli erranti, e così potranno vedersi. Tutto qui? Eragon si sentiva alquanto imbarazzato. No, vuole anche farle sapere che la ragazza più bella che lui abbia mai visto e che pensa solo a lei. Horst fece un ampio sorriso e strizzò un occhio a Eragon. Una cosa seria, non ti pare? Sì, signore, rispose Eragon con un sorriso fugace. Puoi dirle anche grazie da parte mia. È stata gentile a prendere le mie difese davanti al padre. Spero che non venga punita per questo. Roran andrebbe su tutte le furie se lei dovesse pagare un guaio per colpa mia. Non preoccuparti. Sloan non sa che è stata la figlia a chiamarmi, perciò non sarà duro con lei. Prima di andare, vuoi restare a cena da noi? Mi dispiace, ma non posso. Garrow mi aspetta, disse Eragon, e rinchiuse di nuovo lo zaino. Se lo gettò in spalla e si avviò per la strada, alzando una mano per salutare il fabbro. Il peso della carne lo rallentava, ma il desiderio di tornare a casa infuse nuovo vigore nel suo passo. Il villaggio terminava bruscamente e il ragazzo si lasciò le calde luci alle spalle. La luna di perla si affacciò dai monti, inondando la valle di una pallida versione della luce del giorno. Tutto appariva piatto ed esangue. Ad un certo punto Eragon abbandonò la strada maestra che proseguiva verso sud per imboccare un sentiero che si snodava lungo un prato d'erba che gli arrivava alla cintura e si inerpicava su un colle in parte celato dalle ombre di una barriera di olmi. In cima alla collinetta, Eragon scorse la debole luce che proveniva da casa sua. La casa aveva il tetto di tegole e i comignoli di mattoni. Le grondaie sporgevano sui muri intonacati di bianco, ombreggiando il suolo attorno. Un lato del portico chiuso era ingombro di ciocchi di legna pronti per il camino. Un groviglio di attrezzi agricoli affollava l'altro lato. La casa era abbandonata da mezzo secolo quando vi si erano trasferiti. Era successo dopo la morte di Marian, la moglie di Garrow. Distava 10 miglia da Carval, più di qualsiasi altra fattoria. La gente considerava rischiosa quella distanza, perché in caso di pericolo la famiglia non avrebbe potuto contare sull'aiuto del villaggio. Ma lo zio di Eragon non aveva voluto sentire ragioni. A circa 100 piedi dalla casa, in un fienile scolorito, vivevano due cavalli, Birka e Brug.
insieme a una mucca e qualche gallina. A volte c'era anche un maiale, ma quell'anno non se l'erano potuto permettere. Nel fienile c'era posto anche per un carro coperto. Al margine della proprietà una folta linea di alberi delimitava il corso della Nora. Aragorn vide una luce muoversi dietro una finestra mentre entrava sotto il portico. «Zio, sono Aragorn, aprimi!» Dapprima e per un istante si dischiuse una finestrella. Poi la porta si spalancò. Sulla soglia c'era Garrow. I vestiti logori gli pendevano addosso come stracci da un manico di scopa. Un paio di occhi penetranti su un volto emaciato fissarono Aragorn da sotto i capelli grigi. Sembrava un uomo che fosse stato parzialmente mummificato prima che scoprissero che era ancora vivo. «Rohan dorme», rispose allo sguardo interrogativo di Aragorn. Una lanterna tremolava su di un tavolo di legno così vecchio che le venature formavano cordoncini simili a impronte digitali di un gigante. Sulla parete accanto alla stufa era appesa una serie di utensili da cucina. Una seconda porta conduceva al resto della casa, il pavimento era di assi di legno consumate da anni di passi. Aragorn posò lo zaino ed estrasse l'involto della carne. «E questo cosa sarebbe? Hai comprato della carne? Dove hai preso i soldi?» domandò lo zio corrucciato, mentre il giovane apriva il pacco. Aragorn inspirò a fondo prima di rispondere. «No, l'ha comprata Horst per noi.» «Hai lasciato che pagasse per noi? Quante volte te l'ho detto che non accetto elemosine? Se non riusciamo nemmeno a procurarci il cibo che ci serve, tanto vale trasferirci in città allora. Vedrai, adesso cominceranno a mandarci anche vestiti usati, a chiedersi se ce la faremo a superare l'inverno.» Il volto di Garrow sbiancò di collera. «Non ho accettato nessuna elemosina», sbottò Aragorn. «Horst mi ha detto che gli ripagherò il debito andando a lavorare da lui in primavera. Ha bisogno di un aiutante perché Albrecht se ne va. E come troverà il tempo di lavorare per lui? Lo sai bene quanto c'è da fare qui», disse Garrow sforzandosi di tenere bassa la voce. Aragorn appese l'arco e la faretra in un gancio vicino alla porta d'ingresso. «Non lo so come farò», disse irritato. «Comunque ho trovato una cosa che potrebbe valere parecchio.» E posò la pietra sul tavolo. Garrow si chinò per esaminarla con sguardo rapace, le dita tremanti come in preda a uno strano tic. «L'hai trovata sulla dorsale?» «Sì», disse Aragorn, e gli spiegò cos'era successo. «E ho anche perso la mia freccia migliore. Dovrò sbrigarmi a farne altre.» Zio e nipote fissarono la pietra alla fioca luce della lanterna. «Com'era il tempo?» domandò lo zio e sollevò la pietra. Le sue mani si strinsero attorno all'oggetto come se temesse di vederla scomparire all'improvviso. «Freddo», rispose Aragorn. «Non ha nevicato, ma ogni notte gelava.» Garrow parve turbato dalla notizia. «Domani dovrai aiutare Rohan a finire di mietere l'orzo. Se riusciamo a raccogliere anche le zucche, il gelo non sarà un problema.» Passò la pietra a Aragorn. «Ecco, tieni. Quando arriveranno i mercanti, scopriremo quanto vale. Probabilmente la cosa migliore da fare è venderla. Meno ci si mischia con la magia, meglio...» «Perché Horst ha pagato la carne per noi?» A Aragorn bastarono pochi minuti per spiegare allo zio la sua discussione con Sloan. «Non capisco perché si è arrabbiato tanto.» Garrow scrollò le spalle. «La moglie di Sloan, Ismira, precipitò dalle cascate di Gualda un anno prima che tu arrivassi qui. Sloan non si è più avvicinato alla grande dorsale da allora, né ha voluto avere più niente a che fare con quel posto. Ma non c'era ragione di rifiutare un pagamento. Immagino che avesse solo voglia di litigare.» Aragorn annuì e disse: «È bello essere di nuovo a casa.» Gli occhi di Garrow si addolcirono. Barcollando di stanchezza, Aragorn si ritirò in camera sua, depose la pietra sotto il letto, si lasciò cadere sul materasso. Per la prima volta da quando era partito per la caccia,
si abbandonò del tutto nelle braccia del sonno.